di telecolore di Torrefazione Santa Cruz, benvenuti a un nuovo appuntamento con Caffè Scorretto. Oggi sono particolarmente contento che siamo riusciti a intrufolarci nella vita della famiglia Castaldo, che ho avuto l'onore, il piacere e la gioia di conoscere un po' di tempo fa, quando nel corso del premio San Martino de Porres. Si ebbe, come dire, l'emozione, la gioia di premiare la famiglia Castaldo per un'apertura di cuore e d'amore, dove i frutti sono evangelici per chi è credente e i frutti sono gli occhi di tutti, per cui è una storia talmente bella che la volevo raccontare insieme con loro per voi, amici che ci seguite. Quindi un benvenuto a Tommaso, benvenuto a Matteo, però salutiamo anche il resto della famiglia. Manca Pina, mia moglie, e Maria Rosaria, che è l'ultima arrivata di un anno e mezzo fa in famiglia. E seguiteci che è interessante questa storia. Prima di tutto, l'abbiamo già preso il caffè, quindi sarebbe come siamo arrivati, il profumo. Hanno voluto vedere anche le Matteo, soprattutto da vedere la catena di distribuzione, cioè dalla cottura delle macchine prova, dalla miscela a crudo, che è la torrefazione, che si serve di ricette antiche per le miscele che propone, e che poi con la cottura delle macchine prova, il confezionamento e la distribuzione fatta con tanta meticolosità per portarvi veramente in tazza una vera festa del gusto, è innovazione e tradizione, è passione e come dire, competenza la Torrefazione Santa Cruz, che dal 1956 è per eccellenza il gusto caffè salernitano con le sue, come dire, miscele. E quindi lo abbiamo già assaggiato, l'abbiamo bevuto. Matteo, ti è piaciuto il caffè? Certo, Ma certo. tu lo prendi il caffè, Ogni Matteo? tanto, sì, Ogni ogni tanto tanto, ti sì. fa piacere. Tommaso, che rapporto hai con il caffè tu? Lo prendi spesso, ogni tanto? Facendo anche un lavoro notturno, mi capita spesso anche tra i colleghi di prendere il caffè, questo. Ma il caffè ti piace più tradizionalmente con la moca o con la cialda? Anche con la cialda, ho visto che ultimamente ci siamo un bel caffè e quindi spesso anche con la cialda. Però il tradizionale, diciamo, resta Ecco, tradizionale. questa è la San Giorgio a Cremano, Giorgio a quindi Cremano, là, sì. diciamo già la patria del caffè napoletano. Attenzione che la Torrefazione Santa Cruz, la rivale miscele, è anche vicina alla miscela napoletana, mentre Santa Cruz è più caramellato, più salernitano, però ho visto che avete gradito. Come no, Certo. certamente, meglio. Allora, veniamo a noi. Caro Tommaso, per quei pochi che non ti conoscono, perché poi attraverso il premio, attraverso le varie emittenti che ospitano il premio, ma poi sei stato ospite anche a sua immagine su Rai 1, perché la storia è entusiasmante, hai avuto amore e coraggio in questo mondo così avaro e a volte di sentimenti e di coraggio. Tu hai accolto nella tua famiglia Matteo e una bambina che qualche problemino ha, ma non ti sei mai posto il problema, cioè perché l'hai fatto e che cosa ti ha spinto a farlo? Diciamo che queste scelte vanno condivise, quindi diciamo che è stata una scelta condivisa con mia moglie e insieme abbiamo, diciamo, scelto questa strada che per noi è quotidianità, nel senso che viviamo la quotidianità con le difficoltà sia di Matteo e da quasi 2 anni anche quella con Maria Rosaria. Io quando ho incontrato Matteo, ho fatto una domanda a tuo padre. Mi piacerebbe che la faccio pure a te, perché Matteo ha di un'intelligenza acuta, veramente bella. Come ti immagini Matteo tra qualche anno? Noi eravamo, come dire, pieni di speranza, ma vederti autonomo, come dire, bene, cioè, per te prima Tommaso, che è stata più una sorpresa o una certezza? Diciamo che quando fai delle scelte devi essere convinto di quello che fai, quindi per me vale più una certezza perché diciamo che si confida anche in Dio in quanto
è lui che ci si pone degli obiettivi. E noi l'obiettivo l'abbiamo nel momento in cui abbiamo scelto Matteo, abbiamo detto: Signore, poi sei tu che devi guidarci, perché poi sei tu che devi darci quella strada che poi ha portato a oggi, diciamo così. Matteo, oggi la tua vita com'è scandita? Sicuramente certo, come avete detto sono abbastanza autonomo, riesco a fare cose che nella quotidianità si può fare, ad esempio andare in bagno da solo, giocare alla PlayStation, mettermi la maglietta da solo e tante altre cose normali. Perché noi non facciamo trasmissioni artefatte? Hai amici? Come li hai conosciuti e che rapporto hai costruito con questi Ah, amici? beh, innanzitutto appunto sono alcuni amici fuori in Calabria, altri anche qua, diciamo principalmente attraverso la scuola, attraverso poi conoscendosi, queste cose Hai avuto, come dire, rapporti, nel senso, avete condiviso anche delle passioni? So che tu sei un grande appassionato di calcio. certo, sì. Vabbè, sì, diciamo che Sei poi tifoso, possiamo dire, possiamo perché... dire, tifoso tutti e due della Roma. Ma allora fatemi capire un attimo, tifoso, a parte che Roma è una città che amo, quindi avete fatto una scelta buona, ma come sei tifoso da Roma? Diciamo Scusami, che ma non è minatore, eh! no, diciamo che a 10 anni c'era una signora amica di mamma, cioè una nostra amica che aveva un amico in classe che mi portò a Sapri. E da lì ho ascoltato Antonio Lorenzitti in macchina. Bellissimo, cioè un'amica a Sapri, cioè, allora Sapri, Sapri, Antonello Venditti. Antonello Venditti. E poi ho trovato questa cassetta di Antonello Venditti con tutte queste canzoni che avevo ascoltato in macchina a casa mia, che ce l'aveva mio fratello sullo stereo. E Vedi? poi da allora, poi in quinta elementare sono stato a Roma, a Monticello, perché Ah, diciamo vedi, allora c'è cioè, c'è buon stata vissuto. questa professoressa che ci portò lì alla maestra, e poi ci sono stato successivamente anche nelle medie. Da là c'è stata questa, diciamo, non so, quegli amori che Quella poi, passione che quella scoppia, passione, sì. ognuno. Ovviamente Napoli resta Napoli, certamente, per l'amor del cielo. Ma noi, il territorio, come a Salerno per la Salernitana. Senti, Tommaso, Sì, l'Italia è meravigliosa, io lo amo. ma la riaspettiamo subito. Deve risalire subito in Serie A, ma sicuramente lo farà. Cioè, la portata, siete andati a vedere la partita a Roma? Siete riusciti Sì, ci a... Ah, siamo che partita hai riusciti. visto, Matteo? Roma-Bologna. Com'è finita? La prima volta La in prima campo. volta, Come sto sì. parlando con Matteo, perché dimmi tu, ma che partita, perché poi capito? Dici. No, vabbè, la partita che abbiamo visto quest'anno purtroppo è finita 3-1, 3-1, Per il Bologna. Vabbè, là il Bologna era in forma. Quello Bologna, molto in Zirze forma. giocava? Zirze giocava nel Sì, Bologna. Come ti è sì. sembrato? Giocatore valido? Sì, molto, Oh, in tutto molto forte. questo, e tu la passione l'hai ereditata da tuo padre? Sì. Quindi seguendo, Seguendo, facendo. sì. E gli amici tuoi, che sei tifoso? Tifoso del Vabbè, Napoli? tu sai dei tifosi del Napoli, E che certo. dicono? Che dicono? Vabbè, ogni tanto lo sfottò ci sta Ci sta sempre, tranquillamente. Va bene, e quindi. L'emozione più bella è stata quando poi, prima della partita, siamo andati il giorno prima a vedere Roma di notte, quindi un po' le zone meravigliose, tipo Piazza Navona, Piazza di Spagna, la Fontana di Trevi, quindi A mia è vita ti stato un bel piacerebbe viaggio. andare a vivere a Roma, senza disdegnare San Giorgio a Cremano che Assolutamente, certo, ti piacerebbe. sì. Degli studi che stai facendo, qual è la materia più che ti intriga di più, tra la matematica? Matematica non proprio, però. No, dico, ho fatto degli Ah, esempi. certo, no, vabbè, diciamo l'informatica che poi è la materia di indirizzo, Ah, diciamo. vedi? Tu che classe fai? Terzo, mo devo fare il terzo superiore. Perfetto, e a scuola ti trovi bene? Sì, Ma sì, che sì, sì. cosa? Senti, e adesso torniamo un po' anche il rapporto con te e tua moglie per queste scelte coraggiose. A volte ha messo un po' un momento, sai, di difficile che ci possono essere, come tutti quanti noi li viviamo, a dura prova il rapporto, oppure no, lo ha consolidato sempre? Scusa, sono domande scorrette, non ho pietà, eh. Ci mancherebbe, no, ci sono stati dei periodi, però abbiamo visto che queste nostre scelte invece ci hanno rafforzato.
Vedi? ci hanno rafforzato e Qua ci si hanno. racconta sempre che a volte Sì. gli ostacoli dividono, invece vi hanno unito. No, non vi hanno unito e anzi ci hanno ancora messo più consapevolezza in quello che abbiamo fatto. E quindi a volte ce lo domandiamo, ci torneresti indietro, rifaresti le stesse cose, rifaremmo le stesse cose e con grande certezza continueremo su questa strada. Maria Rosaria poi è stata una delle ultime bambine che abbiamo preso prima in affido e a settembre prenderà il nostro cognome. La domanda cattiva, che nel senso buono, cattivo, cioè intrigante, che direbbero chi ci sei, perché ancora un percorso complicato e non invece un percorso diverso? Diciamo che Maria Rosaria C'è una vocazione proprio vostra oppure cosa? è una vocazione, però noi abbiamo sempre pensato che diciamo, l'adozione è come il parto, nasce nel momento in cui Dio non solo te lo consegna, ma in questo momento te lo presenta. Noi a Maria Rosaria l'abbiamo conosciuta a Pompei, per caso, alla festa della famiglia, internazionale della famiglia, e pensavamo che era una figlia di una signora, invece era la figlia, cioè questa signora faceva parte della casa famiglia e disse che c'era questa bambina che aveva bisogno di trovare una famiglia in quanto purtroppo la patologia di Maria non ha molte probabilità lunghe di vita. Esatto, Cerebralista la bambina. Quindi quindi non è parte il cervello, voi non vede, non avete sente, voluto non dare parla. dignità alla bambina. Sì, e quindi ha grande difficoltà. E il fatto che proprio quello che diciamo che Maria non aveva lunga vita, abbiamo scelto due cose: o girarci dall'altro lato, o dare l'opportunità a Maria di avere Vivere una famiglia. diversamente. Di avere una famiglia. E Matteo, quindi come ci l'ha abbiamo dato una accolta famiglia Maria? nuova. Che idea ti sei... Cioè, quando è arrivata nel tuo cuore, che c'è stato? Uno spazio che avrebbe potuto prendere nell'attenzione dei tuoi genitori, oppure per te era una cosa naturale? No, è una cosa naturale, sicuramente. Quindi anche tu con questa grande Sì, vocazione di sì, cuore. sì, sì, sì. E aggiungo, scusami, Prego! aggiungo una cosa importante, che il più grande di tutti è stato Matteo. Tu dici Non perché? mettevo dubbi, però No, perché raccontaci. c'è anche la certezza della certezza. Per quale motivo? Perché Matteo è stato, diciamo, tra virgolette, interrogato anche dai giudici. Perché senza il consenso di Matteo avremmo rischiato di non poter prendere Maria. Infatti, grazie a Matteo e alla sua scelta, ha dato l'opportunità a Maria di avere una famiglia. Quindi lui ha capito che Maria, anche grazie a lui, può avere in quel lasso di tempo, non sappiamo, 2 anni, 3 anni, 5 anni, 10 anni, non lo sappiamo, perché poi sappiamo che la vita di Maria non ha grandi aspettative, però in quel lasso di tempo, grazie a Matteo, gli ha dato questa opportunità di avere una famiglia. Tu sei credente, quanto ha inciso la fede nelle vostre scelte? Quindi voi siete credenti, insieme a voi, la vostra fede quanto ha inciso nelle scelte? Diciamo che la fede è grande, però nello stesso tempo umanamente vacilla, nel senso che spesso capita momenti in cui ci si affronta diciamo, qualcosa che magari ti scoraggia. Però diciamo che la fede ha rafforzato anche le nostre scelte, in quanto sappiamo che il fatto di prendere sia Matteo che Maria Rosaria in adozione è un qualcosa che non solo è gradito a Dio, ma è gradito anche al nostro interiore. E questo, infatti, io da quando ho preso Matteo e Maria Rosaria io mi sento più felice. Raccontateci un po' la vostra giornata tipo, cioè da quando vi svegliate e poi andate a collegarvi, siamo come di curiosi. Quello che vogliamo, ecco, il nostro non è che qualcuno ci deve dire bravo, ma è la quotidianità che noi viviamo. Noi viviamo, la vogliamo come tutte Voi le altre vivete persone, l'ordinario. ordinario. Cioè, si mangia, si beve, cioè, si va a coricare, si va a scuola, lo portiamo a scuola, andiamo a volte quando è capitato, che c'è stato un periodo di fermo per quanto riguarda anche la piscina, il nuoto, oppure magari l'oratorio. Cioè, si fa tutte le cose ordinarie come in una famiglia comune, quindi nulla di straordinario, nulla. Chi vi è stato intorno, iniziando dai parenti, agli amici, come hanno condiviso questa scelta? Scusami Allora, la inizialmente domanda perché uno. io intuisco che a volte abbiamo delle condivisioni intelligenti, ma a volte no.
E quindi mi faceva piacere che tu ce le raccontassi. Forse perché loro hanno un altro tipo di concezione e che è giusto che sia così, però nel momento in cui hanno conosciuto Maria e sia Matteo, hanno cambiato subito idea. Si sono capiti che abbiamo fatto un qualcosa che ne è valsa la pena. E quelli che mi sono stati vicini, a parte i nostri genitori, i cognati, sorelle, che diciamo ci hanno permesso di, diciamo, in qualche momento di difficoltà di... Ma voi siete autonomi in tutto, come ogni famiglia, oppure una mano ve la devono dare ogni tanto? Noi siamo autonomi perché fortunatamente riusciamo a gestire sia Maria che Maria Rosaria, quindi e poi abbiamo fatto quello che fa qualsiasi... Sai perché lo dico? Perché molte volte molti genitori si lamentano che non riescono a gestire i propri figli. Allora mi interessava questa, come facciamo? E allora perciò ho chiesto, ma lo dico per tutto per me, perché io non insegno nulla a nessuno, l'unico che può dare lezione oggi sei tu e sei Matteo. Non diamo lezione, anzi quello che facciamo noi, essendo ordinario, lo può fare chiunque. Io sono convinto che la buona volontà possa fare grandi cose, ma in tutti i settori. E non mi si venga a dire in qualsiasi settore, anche in famiglia, nel lavoro, nella politica, in tutto. Quando si dice che le cose non si possono, io non ci credo. Io penso che la buona volontà possa fare grandi cose. Una volta abbiamo avuto modo di conoscerci, quindi di vederci spesso sia sotto il profilo professionale che amicale, venni a casa tua, se ti ricordi una volta, vedi un breviario. Ecco, quanto conta, come incide la preghiera anche per portare, come dire, questo bell'impegno che fate? Diciamo che il nostro percorso, quello formativo, è quello veramente che ci ha assegnato, è quello di andare in preghiera a Torre Nocella Avellino, che è il nostro gruppo di preghiera del rinnovamento dello Spirito Santo. Tu immagini che da San Giorgio a Cremano a Torre Nocella sono 80 km. E il martedì, per 2 ore di preghiera, si fanno 80 km andare e 82 km a ritornare. Questo significa che quando trovi un qualcosa che ti fa stare bene, un qualcosa che interiormente ti appaga, ne vale la pena di fare anche 80 km per una preghiera. E invece la chiesa di zona, la parrocchia? No, si frequenta la parrocchia di zona, ci si sta bene, per l'amor del cielo. Però è lì che abbiamo conosciuto, diciamo quell'incontro, diciamo così. Un incontro. Quello è come dire, l'incontro, però... Portate questo vostro dono come lo state portando oggi, perché oggi ho chiesto a Tommaso di essere con noi proprio per portare il proprio come dire la loro testimonianza evangelica, anche se loro dicono no, ma noi non abbiamo fatto nulla. È interessante anche sotto, anche per chi non crede, sotto un aspetto sociologico e ideologico. Quindi perciò in parrocchia, come vai Matteo? Come ti trovi lì? Sì, con papà, bene. Tutto a posto. Sì. Senti, e le scelte che avete fatto, mai balenato nella testa? L'ho fatto, però chissà se ho fatto... Le rifaresti in maniera brutale? No. Sono convinto di rifare tutto quello che ho fatto e continuerei a fare qualsiasi scelta che possa portare felicità a un bambino come Maria e Matteo. E consiglieresti agli altri di fare le scelte che avete fatto? Sì, infatti è proprio per questo. A volte noi, se c'è la possibilità, ecco, di testimoniare come oggi, è quello di dire come ce l'abbiamo fatta noi e Mappina, ce la possono fare chiunque. Matteo, prima volevo che tu mi raccontassi l'incontro che hai avuto con Totti, perché qui è successo anche attraverso un amico. Mi ha raccontato a microfono spenti che è stato ospite l'anno scorso di Caffè Scorretto, Don Roberto Faccenda. Grande Don Roberto, grande. Salutiamo, ciao Roberto. Ecco, come, raccontaci come è successo il tutto. Ah beh, innanzitutto appunto siamo andati a Pestum in questo hotel e abbiamo aspettato... Come mai siete andati a Pestum? Perché ti aveva detto Roberto? Sì. C'era appunto questo appuntamento, questa cena prima di questa partita di beneficenza. Perché dove si doveva fare la partita? Così facciamo sentire anche no, nello stadio, diciamo che nello stadio della Salernitana comunque. Allo stadio Reggio. Sì. E comunque poi appunto siamo entrati in mezzo a questa cena, ci hanno guidato al tavolo dove stava Totti e altre 3 persone e appunto si sono appunto levati le altre persone. E ti hanno lasciato a te Totti? A me, esatto. E quindi avete parlato? Sì.
Ma noi non vogliamo sapere i fatti vostri, perché immagino che avete parlato di cose vostre. Però una cosa ce la vuoi dire, che cosa di simpatico ti ha... Una cosa molto simpatica appunto è stata quello, giustamente ha detto, di venire a trovare a Roma. Noi ci amiamo, ci vuoi ci dobbiamo andare, ci dovete andare con grande gioia, perché... E che emozione è stata forte! Sì. Ah, io volevo fare una domanda, quale un giorno, uno dei giorni più belli della tua vita e un giorno un po' meno bello? Allora, forse il più bello è questo qui, quando... Probabilmente sì. C'è stato un giorno che quando lo pensi ti imbotti da trista? Adesso a colpo sicuro direi di no. Beh, questa è una cosa bella, caro Tommaso, questo ti inebbia il cuore, veramente. Oh, io la domanda adesso la devo fare, come te la feci diversi anni fa, quando vincesti il premio San Martino de Porres. Come ti ci vedi e come vedi Matteo tra una trentina d'anni? Ad arrivarci, Matteo sicuro ci arriva. Però dico, come ti ci vedi e che future immagini per Matteo? Noi quando abbiamo scelto di adottare Matteo è stato quello di dare la piena autonomia e di dare a Matteo un futuro almeno quanto normale di vivere una vita serena. E credo che attraverso mezzi, diciamo, tra un po' prodotto, un po' l'esilio elettronico, un po' lui che a quanto pare dà grandi soddisfazioni, sono sicuro che quello che abbiamo fatto è un minimo in confronto di quello che poi lui farà nel futuro. Matteo, qual è il tuo desiderio? Che vorrai fare? Come lavoro? Tue prospettive, i tuoi obiettivi? Come lavoro, appunto, come ho detto, sto facendo informatica, quindi programmatore informatico. L'università? Che ti piacerebbe? Per ora l'università no. No, però programmatore informatico, sì, caspita. Sì. Ti piace? Sì. Come è nata questa passione per l'elettronica? Per l'informatica, diciamo, appunto, sempre giocando ai videogiochi, giustamente è sempre bello farne uno tuo. Bello, quindi bellissimo. Per questo. Va bene, e poi magari andare a vedere la partita con qualcuno, con la Roma che vince magari lo scudetto, e tu che stai là, tutti ti dicono vai. Allora, la domanda la faccio a tutti e due, vediamo un pochettino. Un film che rivedresti 100 volte, non so se Matteo ha visto, ama il cinema, se gli piace, però puoi anche dire a me il cinema non mi piace, non l'ho visto, tanto non abbiamo vincoli. Un film che magari rivedresti ancora, avendone anche il tempo, perché voglio dire, e qual è il brano che ti rappresenta, ti senti più raccontato? O che ti piace di più? Vabbè, di brani ce ne sono tanti, però in questo momento non... Ti pensi a Antonello Venditti, che già so. Pure io, ci sono tanti brani, adesso andarlo a cecare, però diciamo rimaniamo sul grande Antonello Venditti. Ci vorrebbe un amico, dai. Ci vorrebbe un amico. Va bene, film, riesci a vedere qualche film, sei appassionato o poche? No, non tanto, sinceramente, non tanto. Pure per te. Vabbè, ma tanto voi vivete nella condivisione di tutti i giorni. Allora, prima di tutto grazie per essere venuti con noi. Ringraziamo. Grazie per aver raccontato la vostra storia. Grazie per chi è credente di vivere il Vangelo come lo vedete anche per voi. Ci sono i prodotti della Torrefazione Santa Cruz, c'è sia la cialda sia la moca, e quindi ho visto che Matteo gradisce il caffè, quindi avete modo di poterlo gustare. Grazie ancora per essere stati con noi e grazie al gentile pubblico per averci seguito. Ciao.